Uno può dire non mi garba, è maleducato, non sono d'accordo, ma sono i regimi islamici quelli che sovrappongono il peccato al reato. Ed è questa l'Europa che ci stanno preparando, l'Europa iraniana. Io non voglio che mia figlia possa un domani essere costretta a indossare il velo islamico, e viva le donne libere di vestirsi come vogliono, di amare chi vogliono, di lavorare dove vogliono. E per questo che è fondamentale, e vi passo perché parlerei ore e ore, però ci sono 200 pagine e lascio le altre curiosità, le altre pagine. È una battaglia di libertà quella del 9 giugno, non è la scelta, ve lo faccio, scelgo la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, il PD, non è una scelta tra partiti, perché è una scelta tra visioni del mondo, perché purtroppo in un mentre centrodestra è unito ad Assoli e in bocca al lupo e Forza Assoli, è unito in Regione Marche, è unito al governo nazionale e si mette a lavorare in pace Ponte Schlein, il governo va avanti per tutti e cinque gli anni che gli italiani ci hanno invitato a andarsi avanti. Quindi il centrodestra unito non si tocca. In Europa però c'è la marmellata, sono pezzi di centrodestra con 5 Stelle, con pezzi di centrosinistra. Io vorrei il centrodestra unito anche a Bruxelles, non mi capacito che qualche partito di centrodestra italiano dica preferisco l'alleanza con i socialisti che con la Lega e con gli amici della Lega. Io da italiano, nel mio interesse nazionale, fra Macron e la Le Pen, scelgo tutta la vita Marine Le Pen, senza il minimo dubbio. Scelgo la pace, scelgo il lavoro, scelgo la coerenza. È questo. Quindi vi chiedo in questi 24 giorni di urlare sottovoce, ossimoro, col sorriso, che chi non vota il 9 giugno, perché i dati dicono che la metà della gente tra Macerata e Assoli e Pesaro e Ancona non andrà a votare, perché l'Europa è lontana, è come il loggione là in cima. L'Europa, chi se ne frega di quelli là in cima, non, sono all'ultimo piano, non mi interessano, non mi vedo e non mi vedono. L'Europa ti entra in casa, l'Europa ti cambia la caldaia, l'Europa ti cambia il furgone, l'Europa ti cambia il modo di pensare, perché è fuori legge dire che l'estremismo islamico è un pericolo. Io non ce l'ho con l'Islam, qua dentro ci saranno cristiani, buddisti, ebrei, maltesi, islamici. Io ce l'ho con l'interpretazione fanatica del Corano, che ahimè è l'unico testo sacro che applicato alla lettera dice che la donna vale meno dell'uomo. Non è benvenuto in Italia chi pensa che la donna vale meno dell'uomo, può tornare a casa sua domani mattina e pretendo di poterlo dire senza che mi viene del razzista o dell'islamofobo. Ecco, c'è in ballo la libertà di lavorare, la libertà di viaggiare, la libertà di amare, la libertà di pensare. E quindi io per lasciare i miei figli in un paese libero faccio e farò di tutto, ripeto, sempre rispondendo alle idee con le idee. La sinistra ha candidato per rappresentare l'Italia a Bruxelles Ilaria Salis, libera di farlo, libera di farlo. Oggi gli hanno dato i domiciliari, potrà votare, se ha diritto di farlo è giusto che lo faccia, perché siamo in democrazia. Quindi la sinistra dice l'Italia deve essere rappresentata al Parlamento europeo da una signora che oggi ha gli arresti. Io preferirei che l'Italia fosse rappresentata al Parlamento europeo dai marchigiani che lavorano e lo fanno con coscienza. E quindi la scelta è questa. E vi lascio questi 25 giorni perché veramente possiamo cambiare il corso della storia e vincere le elezioni europee a giugno è una parte del puzzle, perché l'altra parte, che lo scrivo nel libro, e anche qua, guardate bene, la Lega è l'unico partito italiano tra destra e sinistra che ha questa convinzione. Io sono l'unico leader, non mi do del leader, sono l'unico momentaneo segretario che
Lo dice perché ne è convinto, l'Occidente ha questi mesi per riprendersi la sua identità, le sue radici e il suo futuro, cambiando l'Europa a giugno e spero con tutto me stesso a novembre con la vittoria di Donald Trump e dei repubblicani alle elezioni negli Stati Uniti d'America. Perché noi siamo i fascisti, i razzisti, i leghisti, egoisti, cattivi, a sinistra ci sono i buoni, guarda caso quando governano i sinistri in Europa e negli Stati Uniti scoppiano le guerre. Quando ci sono i democratici a Washington scoppiano le guerre. E siccome a me le guerre non piacciono neanche nei videogiochi, spero che tornino quella pace, quel benessere, quel lavoro che sono i valori europei traditi dai presunti europeisti. Quindi